Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. La radiologia interventistica può davvero essere un'arma in più contro i tumori? In quali casi e per quali tipi di cancro può essere utilizzata questa metodica mini-invasiva e soprattutto con... Quali risultati? Tutte domande alle quali darà esauriente risposta il nostro graditissimo ospite. Buongiorno e bentornato nei nostri studi al professor Carlo Masciocchi. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno. Sempre sorridente, lei è un positivo. <ride> Professor Carlo Masciocchi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Radiologia Universitaria, Ospedale San Salvatore e Università dell'Aquila. Intanto le chiedo subito: che branca è della medicina? Che branca della medicina è la radiologia interventistica e in quali ambiti può essere applicata? La radiologia interventistica è, fa parte integrante della radiologia. Tant'è vero, le dico che la Società Italiana di Radiologia, eh, che è la più grande società scientifica italiana come numero di, di membri, più di 12.000, eh, recentemente, proprio l'anno scorso, ha cambiato il suo nome in Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica. Ormai fa parte integrante proprio dell'attività radiologica. La radiologia interventistica non è nuovissima, sono molti anni che viene fatta, però eh, recentemente negli ultimi 10-15 anni ha assunto proprio una sua configurazione e ciò dipende da vari fattori. Il primo fattore è che ehm, la tecnologia nuova ha introdotto nuove possibilità, quindi si è usciti da una parte un po' pionieristica. Di utilizzo della radiologia, quindi riservata a piccoli settori molto specifici come tutta la patologia vascolare, per esempio, e si è invece eh, utilizzato queste nuove tecniche in tantissimi settori. Fra questi, il più importante è proprio quello della, eh, oncologico. Eh, in, questa, in questa slide potete vedere che in effetti il campo di applicazione è molto ampio. Perché c'è quello oncologico, ma anche il traumatologico, tutta la patologia degenerativa della spalla, del ginocchio, c'è l'ambiente eh, neurologico, reumatologico, tutta la patologia addominale, vascolare. Però ecco il settore che oggi sta avendo grande attenzione è proprio quello oncologico. Senta, può essere definita una super specializzazione, forse? Sì, assolutamente sì, eh, eh, lo dico con assoluta certezza perché sta creando. Eh, tutta una revisione, un ripensamento sugli assetti. Noi non possiamo oggi immaginare che un radiologo sia capace di refertare una, eh, un esame radiologico del torace e sappia fare un'embolizzazione epatica. Questo è un settore iperspecialistico dove dobbiamo mettere i radiologi che hanno fatto il loro percorso formativo. E proprio per questo motivo, dovunque in Italia ci stiamo attrezzando proprio per creare nuove generazioni che abbiano le mani più facili, più volontà, più, più freschezza cerebrale per <ride> dedicarsi proprio a questo. Eh, mi sembra di capire da quello che ha detto che è una tecnica curativa, eh, può essere già definita sostitutiva della chirurgia tradizionale, professor? Direi assolutamente no, eh, in modo categorico. Allora, questa è una tecnica... Che ha tante finalità, non è competitiva con la chirurgia tradizionale, anzi, generalmente concorre a risolvere problemi, soprattutto in, in ambiente oncologico, eh, anche perché non è solo terapeutica sola, cioè cura dalla patologia, ma può essere palliativa, cioè, per esempio, riduce il dolore in, una, in un quadro patologico troppo complesso per risolverlo. Io parlo dell'oncologia eh, dell terminale, no? dei pazienti terminali certo. dove c'è il dolore. Oppure può essere collaborativa con terapie mediche, quindi tutta la parte infiammatoria, degenerativa, l'artrosi, eccetera. Quindi è una tecnica che ha molte sfaccettature e si inserisce molto bene in un, un grado di collaborazione. Portate via lavoro ad altri no. specialisti. No. Parte Assolutamente le no. Questa collaborazione è solo con i chirurghi, eh, professor Masciocchi oppure anche con altre figure no. specialistiche? È veramente una collaborazione multidisciplinare. Oggi nel mondo moderno la, radio, la medicina moderna è una collaborazione fra più competenze. Nessuno può avere tutte le competenze di questo mondo, quindi bisogna sedersi, discutere, dialogare e coordinarsi. E quindi, non solo con i chirurghi, ma gli oncologi, i radioterapisti, gli internisti, i reumatologi, i neurologi quindi c'è cioè, tutto il mondo: può essere medico, può essere coinvolto e deve essere coinvolto. Sempre di più esistono dei gruppi multidisciplinari de deputati a affrontare e a risolvere determinate patologie. Eh, ci parli, visto che eh, come leggono i nostri telespettatori sulla grafica di questa trasmissione, la radiologia interventistica in oncologia, ci parli di queste nuove metodiche che possono essere usate soprattutto nel campo dell'oncologia. Sì, esatto. Allora, in realtà eh, queste metodiche eh, eh, sono numerose. E possono essere combinate insieme. Eh, se potessimo avere ecco, questa, questa slide, in cui elenca delle eh, tecniche e delle metodiche nuove, si va dalle tecniche ablative, quindi ablazioni con varie modalità, le microonde, le radiofrequenze, poi quelle con la crioterapia si usa il freddo, quindi non solo il caldo, ma il freddo, si usano gli ultrasuoni. Si possono fare interventi come quelli di cementoplastica, cioè dove si rinforza per esempio l'osso per evitare successive fratture. Quindi tutte queste tecniche eh, che si combinano fra di loro, dando una risposta molto eh, articolata alla eh, patologia. Quindi possiamo approcciarle in vari modi, in accordo con un piano strategico terapeutico fatto con altri eh, clinici, altri. Eh, medici che collaborano con noi. In realtà questa diapositiva fa capire una cosa molto importante e cioè che la tecnologia sta andando avanti, la tecnologia galoppa e per fortuna oggi la medicina ha capito che non deve stare dietro ma deve galoppare insieme alla tecnologia e quindi dobbiamo conoscendo le nuove potenzialità cercare di inserirle in un corretto protocollo ter terapeutico. Eh, qui non sono neanche riportate tutte le tecniche, sono riportate quelle che maggiormente vengono applicate e che possono essere mischiate fra di loro, insieme alla chirurgia, alle chemioterapie, alla radioterapia, quindi sono tutte quelle che noi oggi chiamiamo i trattamenti combinati, che diciamo, sono espressione di un grande accordo fra varie competenze mediche. Infatti la parola chirurgia l'abbiamo vista proprio in fondo a quella diapositiva, sì. quindi non è sì. completamente esclusa. Questa è la sua equip, professore? Sì, questa è una parte dell'equip, per, per, per dire che eh, è un lavoro molto complesso che risiede eh, tante persone e tante competenze. Questa è una parte del, dell'equip perché poi c'è ancora un'equip che si dedica quasi esclusivamente alla patologia neurologica. O di impronta neurochirurgica, c'è cioè un, un piccolo gruppo ancora che fa eh, patologia vascolare, e poi ci sono cioè. quelli con nuove eh, tecniche. Diciamo questo per, per far capire che ci, si sta investendo molto nel settore della radiologia interventiva. Torniamo. Però, ecco, posso. Come no? Se, se lei ha fatto caso sono tutti molto giovani l'unico eh, molto anziano eroe mi, è, ero mi ero. ha levato la domanda in bocca sì. no vabbè lei sì, assolutamente perché non è anziano vedo soprattutto tanti giovani, giovani e tante donne anche Sì, cioè, si è, è cambiato un po' prima questo settore sembrava quasi di esclusivo interesse maschile oggi che il mondo per fortuna sta andando in una direzione diversa certo. eh, ci avvaliamo di tutte le competenze indipendentemente che siano uomini o donne, l'importante è che siano appassionati e siano anche capaci, perché un minimo di manualità ci certo. serve. In campo oncologico che applicazione trova, professore, la radiologia interventistica, tutte quelle metodiche che abbiamo visto prima e credo siano tutte metodiche mini-invasive, no? Professore? Sì, diciamo, eh, ecco, il termine mini bisognerebbe, è è utile questa, Sì, bisogne, è utile molto questa domanda, perché... In realtà eh, oggi noi intendiamo mini-invasivo con il fatto che non si apre la cute, ecco per capirci, perché in realtà alcune volte sono tecniche molto complesse, molto complesse, richiedono molta applicazione, molta strumentazione, molta tecnologia. C'è da dire questo, che sono tecniche che tendenzialmente vanno nella direzione di ridurre al massimo le complicanze, cioè sono tecniche molto più sicure, diciamo così, anche perché ed è questo il, lo spirito dell'anima eh, che governa questa nuova disciplina, perché l'approccio che noi andiamo a fare è un approccio che viene, si fonda sulla integrazione delle immagini. Cioè quando io vado a bruciare eh, per distruggere un piccolo tumoretto pediatrico in un soggetto molto giovane, Utilizzerò le immagini per far sì che l'ago che io andrò a mettere, poi forse vedremo qualche sì, immagine, certo. l'ago che io andrò a mettere attraversi solo quelle strutture che voglio far attraversare, non determini danni e altri e sia preciso nel puntuare. Certo. Quindi è una, è, un, diciamo, è una chirurgia, se volete, indiretta ma di alta affidabilità tecnologica. Esauriente, vediamo qualche campo di applicazione. Beh, uno dei principali, quello che dà maggiore soddisfazione anche sul piano morale, sono i tumori eh, ossei pediatrici. Eh, questi tumori ossei sono in realtà non molto frequenti, per fortuna, ma purtroppo non sono neanche rari. Generalmente sono benigni, ma sono altamente invalidanti. Questo che noi vediamo in slide è una, si chiama osteomo-osteoide e dove vedete i cerchietti indicano la patologia, eh, quel buchino al centro, e vedete quella quell'asticella che sembra che sta al di fuori del, sì, dell'osso, eh. quello è il lago che sta entrando per andare a colpire la lesione. Questi tumori fanno sì che il, il bambino, il ragazzo, giovane, perché purtroppo colpiscono soggetti in età evolutiva, quindi 18, 20 anni, 15 anni, questi soggetti vengono da noi vengono trattati e già il giorno dopo non solo escono ma camminano e corrono, cioè non devono fare cioè, più niente. Quindi vengono ricoverati questi pazienti? Sì, eh, tutta anestesia, questa... eh? Beh, diciamo questa è un'anestesia, diciamo, spinale, cioè non, non necessariamente cioè. deve essere generale, però dipende da caso. Al caso. E basta una seduta? Sì, sì. Assolutamente. No, tenga presente che... Eh, qui veramente abbiamo il, il ricovero al minimo, ma soprattutto la ripresa dopo è immediata, certo. cioè loro escono e camminano. Certo. Andiamo avanti con le diapositive. Sì, ecco, questo è un altro caso dove la patologia si complica un po', perché questo è un tumore della colonna vertebrale, quella è una vertebra. Sì. Vedete dove c'è il, il tondino, eh, c'è la patologia, e l'ago, dove vedete quella sticella bianca, quello è il lago che penetra nel tumore. Ecco, lo brucia in modo assolutamente selettivo, considerate che quel lago è a pochi millimetri dal midollo, quindi ha bisogno di una grande eh, diciamo precisione, però questa la otteniamo proprio perché tutto viene fatto sulla base dell'imaging, quindi guidiamo la posizionamento del lago considerando imaging di alta qualità, quindi risonanza e tac. E questo ci permette di ottenere questi risultati. Margini di rischio zero. Dunque, come tutto in medicina c'è del margine di rischio, però è molto controllato proprio perché certo. noi secondo per secondo abbiamo certo. la verifica sul Dove state andando esatto, con l'acqua? Esatto. Andiamo avanti con le diapositive. Tenga presente oltretutto che c'è un altro aspetto molto importante, cioè che ci, ci stiamo muovendo su ordini di millimetri. Certo che un chirurgo o un approccio chirurgico difficilmente può rispettare. Qui siamo Questo invece in è un settore più molto più complesso eh. perché è tutta la, la problematica delle metastasi osse. Lei sa che molti tumori purtroppo danno delle metastasi eh, a livello delle ossa e queste possono essere curate con la chemio, anzi vengono curate con la chemio, con la radioterapia. Alcune volte però o rispondono male o sono dolorose, molto dolorose. In questi casi noi utilizziamo eh, la radiologia interventistica perché riusciamo a ridurre la massa o addirittura distruggerla tutta, ma soprattutto facciamo un'attività una palliativa, riduciamo, facciamo scomparire il dolore. il dolore. Questo è molto importante perché talvolta questi pazienti devono essere sottoposti all'utilizzo di farmaci molto pesanti che gli creano. Anche in questo caso una sola seduta, professore? Eh, sì, generalmente sì. Eh, e devo dire che le metastasi se vuole creano anche meno problemi perché sono meno dolorose quando si... si per cui sì, è più è facile l'approccio. Sì. Tenga presente che queste immagini sono due casi diversi e ancora più eh, dimostra quanto è necessario mettere in, in campo alta tecnologia. Lì ci sono immagini di risonanza, in, di risonanza magnetica, sì. immagini di TAC e addirittura di PET. Quindi la fusione di questi, ecco questo è un altro settore che è molto interessante, oggi che stiamo andando verso il mondo dell'intelligenza eh, eh, artificiale, cioè, la, ne stiamo, mo, la stiamo molto cavalcando, noi riusciamo a fondere immagini ottenute in diversi modi per uh, utilizzare da ciascuna metodica, quindi TAC, risonanza, il meglio. Quindi noi le fondiamo, sappiamo che cosa dobbiamo cercare e otteniamo la migliore visualizzazione possibile. Andiamo avanti con i casi in cui può essere utilizzata la radiogetta. Ecco, questo è un altro caso, è un altro caso eh, sempre molto complesso. Se, voi, se vedete quelle lineette bianche che ci sì, sono, sì. sono tutti aghi che so, vengono messi in, per cutanei, come se si facesse un'iniezione intramuscolare, sono un po' più grandi, vengono tutti messi contemporaneamente in una massa tumorale. La massa tumorale così viene congelata, questa è una tecnica di crioterapia, cioè si porta a meno 80, a meno 90. Il tumore dov'è in questo senso? Il tumore è al bacino, bacino. vicino al sacro, e ehm, questo, questo congelamento distrugge il tumore, ha un altro vantaggio, ha un effetto immediato sul dolore. Quindi zone come questa dove c'è il sacro che sono causa di forte dolore, l'effetto diciamo, è, è immediato. Questi sono soggetti che hanno veramente dei benefici enormi perché scompare di fatto il dolore o si riduce a, a quasi niente, distruggiamo la massa e quindi abbiamo anche il tempo di ragionare e di fare terapie più efficaci. E più mirate, se vuole. Ultima diapositiva che abbiamo preparato per questa sì, serie. Un altro, sempre nel settore della patologia eh, scheletrica sono i tumori delle parti molli. Per fortuna sono tumori molto rari che generalmente vengono concentrati in pochi centri, però sono tumori che creano molto prob molti problemi. Prima di tutto perché spesso colpiscono soggetti giovani eh, e sono molto eh, debilitanti anche perché la chirurgia. È demolitiva spesso proprio per essere radicali. Ecco, noi oggi con l'intervento della radiologia, diciamo l'inizio della radiologia interventiva, riusciamo a ottenere due risultati. Primo, ridurre l'aggressività la, chirurgica e secondo in alcuni casi sostituirci proprio, cioè poter distruggere il tumore senza farlo operare. Certo. E questo è molto importante. Ci allarghi il campo delle speranze. Fino adesso abbiamo parlato delle patologie neoplastiche dell'osso e delle parti molli. Si potrebbe utilizzare questa metodica per altri tipi di cancro? Guardi, le do una, una, not una bella notizia, se vuole. <ride> cioè, questo settore sta esplodendo. Quindi dovremmo veramente stare molto tempo qui. Perché i settori di applicazione sono sempre di più, più numerosi e sempre più efficaci. Eh, uno di questi per esempio è tutta la patologia polmonare lei sa che grandi problemi ha cioè il tumore del polmone C è anche uno dei più diffusi è anche problema. uno dei più diffusi bene oggi noi eh, abbiamo due effetti il primo è che concorriamo a una migliore diagnosi perché di fronte a una, un, una palletta ecco guardi questo è, è un esempio è un torace l'immagine è un po' è complicata da capire però insomma è un torace dove vi è una, una lesione espansiva, un nodulo polmonare. Oggi, per fortuna, siamo così andati avanti, non noi, proprio tutto il mondo della medicina, che conoscere esattamente l'istotipo, cioè che tumore è, ma soprattutto poter studiare anche alcune cose eh, genetiche, altre informazioni, ci permette di fare veramente una. Terapia mirata, che è poi l'obiettivo, quella di fare una medicina su misura. Certo. Per fare questo dobbiamo essere certi di che cosa sia quel tumore. E allora noi eh, andiamo a fare delle biopsie attraversando il polmone, ma gli aghi sono così sottili che non creano problemi. E riusciamo mettendo questi aghi in modo assolutamente preciso nell'ambito della lesione, possiamo fare delle asportazioni di tessuto e quindi far fare i prelievi bioptici Ovviamente. Ce ne sono altre di applicazioni, in alcuni casi possiamo addirittura distruggere il tumore se sono di piccole dimensioni. Quindi proprio oggi stanno è un campo nascendo infinito che infinito. Si sta stanno nascendo questi gruppi che sono fatti dal chirurgo polmonare, dallo dal radioterapista, dall'oncologo e dal radiologo interventista che fanno questa collaborazione. Andiamo avanti con le diapositive ecco, perché può è... essere utilizzata anche sì, nel caso. Anche dei nel, nel settore epatico, dei tumori epatici tumori epatici dove abbiamo un'enormità di tecniche. Eh, possiamo fare veramente oggi tutto, possiamo andare dalla biopsia alle termoablazioni, le crioterapie o come in questo caso, che sono tecniche ancora più sofisticate, le chemioembolizzazioni. Cioè significa che noi arriviamo sul tumore attraverso l'arteria, un vaso principale, eh, mettiamo del chemioterapico solo sul tumore e chiudiamo l'afflusso ematico. La chiusura di questo afflusso fa permanere il chemioterapico che è molto più efficace, ma soprattutto possiamo dare dosi di chemioterapico molto alte che l'individuo sopporterebbe male, invece lì le concentriamo e sì. agiscono solo sul tumore. Ultimo caso che facciamo vedere ai nostri telespettatori: esatto. tumori renali. Sì, anche nel, nell'ambito renale. Ehm, qui possiamo fare biopsie, possiamo fare interventi, ormai ci sono delle indicazioni elettive anche perché la collaborazione col mondo urologico è sempre maggiore ed è uno dei settori, ma potremmo parlare di prostata, di tante altre cose. Però vi vorrei far notare che in alto alla, sulla diapositiva a destra c'è scritto 3D navigatore, perché in alcuni casi e sempre di più stiamo andando verso un'ulteriore un evoluzione tecnologica, cioè stiamo facendo quello che di cui parlavamo all'inizio. Fondendo immagini, guardandoli in modo diverso e quindi stiamo introducendo un po' quella che sarà il, diciamo, la prospettura futura, che è l'intelligenza artificiale. Torniamo un attimo al nostro paziente, viene trattato in un'unica seduta, diceva il professore, o eh, qualche volta? Generalmente che... sì, però non, proprio perché è una tecnica mini-invasiva, diciamo così, sì. per capirci, eh, non c'è nessun problema a ripetere i trattamenti lì certo. dove è necessario. Viene ricoverato. Eh, direi quasi sempre, quasi sì, sempre. nella stragrande maggioranza. Le anestesie sono locali? Le anestesie lo possono essere... Ecco, diciamo, il vantaggio è che si cerca di utilizzare anestesie sempre più definite sul locale, però eh, dipende sarà da dipende casa dalla casa. sede, è Una metodica che può essere utilizzata prima di un intervento, sì. anche in fase successiva? Può essere utilizzata prima per preparare l'intervento, quindi ridurre il sanguinamento, ridurre la certo. massa, o può essere utilizzata dopo l'intervento per completare l'intervento, quindi aumentare la radicalità, cioè la capacità di distruggere tutto il tumore. C'è molta elasticità. E ha detto può essere abbinata a chemioterapia, a chemio, a, radioterapia. a radioterapia. Noi abbiamo fatto degli studi molto interessanti sulle metastasi, eh, soprattutto vertebrali, dove la combinazione fra questa radiologia, la chemio e la radio, eh, aumentano enormemente la capacità di risolvere il problema riducendo anche i tempi. Lei ha parlato di sistemi av avanzati, quasi di intelligenza artificiale, possiamo già azzardare questo? Sì, tempi. sì, sì. Ormai, eh, guardi, le dico subito: il, eh, diciamo, nei prossimi 5-6 anni, noi avremo l'esplosione eh, dell'intelligenza artificiale in medicina. Eh, tanto per darle una così, un Abbiamo anche un video poi da far vedere sì. i nostri eh, Per darle un'informazione. Nel prossimo congresso nazionale della Società Italiana di Radiologia che si svolgerà nel 2020 una importantissima sessione sarà dedicata, anzi il congresso sarà dedicato a quello, un'importantissima sessione sarà dedicata quasi esclusivamente all'intelligenza artificiale. Certo. Vediamo questo video, il professor Masciocchi ecco, ce lo guardi, può commentare. Vede, ehm, L'immagine in fondo, quella bassa, vede il, il, il radiologo che muove un oggetto. Questo oggetto è intercettato da un sistema di telecamere e reso virtuale. Per cui, sulle immagini eh, in alto a sinistra e al centro, vi sono delle stricette gialle e bianche. Quella è la proiezione del lago eh, nell'ambito della gamba, quella è una gamba per far sì che l'operatore sappia con assoluta precisione dove mettere l'ago senza dover però bucare. Quindi lo sa prima perché è un'immagine virtuale e questa combinazione di informazioni fa sì che il danno tessutale sia praticamente certo. zero. E questa è una delle applicazioni eh, diciamo un po' più avanzate, però è una delle applicazioni, ce ne sono veramente molte, molte altre. Abbiamo due diapositive che ci fanno vedere quali sono, qual è la metodica più avanzata sì. e recente, professore. Vediamole eh, un attimo. Queste ecco, sono l'impiego degli ultrasuoni. Allora, il principio che dicevamo era che la radiologia interventistica cerca di essere meno invasiva possibile, quindi, non solo proprio manualmente, ma anche con le tecniche che usa. Questa è una tecnica che utilizza gli ultrasuoni, che sono l'ecografia per capirci. Sì. Eh, per distruggere i tumori. Eh, questi sono, è un fibroma uterino trattato con gli ultrasuoni che dà dimensioni, poi vedremo se possiamo vedere l'altra diapositiva che si capisce meglio, ecco, le immagini, quelle due immagini sopra, a sinistra e a destra, fanno vedere un fibroma che è quello cerchiato eh, con il tratteggio, prima e dopo il trattamento, cioè che scompare completamente. Tenga presente che la donna viene la mattina, Fa il trattamento che dura due ore, due ore e un quarto, ma fra tutto, posizionamento eccetera, e rivà a casa. Definitivo, definitivamente. Definitivo. Senta la stessa metodica che viene utilizzata per il controllo dei tremori, della quale avevamo già parlato. Esatto. In un'altra trasmissione, in quel caso Pronto Medicina Facile dedicata al Parkinson, l'avevamo chiamata sì. un casco per il Parkinson. Sì, no? Invece non è solo il casco no. per il Parkinson. Cioè quella è un'applicazione che stiamo adesso, ormai si è codificata e eh, sta andando molto bene, con ottimi risultati. Ma in realtà questi ultrasuoni, con quella metodica degli ultrasuoni focalizzati, può essere impiegata per tantissime altre cose. Eh, per, ecco, questo è il sistema del casco che presentammo ma con la stessa metodologia possiamo trattare i fibromi dell'utero i tumori della prostata, i tumori dell'osso, le metastasi, tante, tantissime altre cose sempre una seduta anche in questo caso? sempre no, una seduta una seduta, seduta durata più o meno? Eh, diciamo fra tutto il posizionamento, il centraggio, eh, diciamo un paio d'ore che risultati... Ma molto ben tollerate eh? Un paio d'ore ben tollerate, un'unica seduta, beh, insomma mi sembrano eh, vantaggi indubbi. Che risultati state ottenendo? Professor? Ma sono molto, molto incoraggianti. È chiaro che eh, vi sono settori già consolidati, eh, come per esempio il trattamento dei tumori del fegato, eh, dell'osso, delle parti molli sono molto consolidati, e settori invece che stanno piano piano montando e quindi stanno evolvendo. Eh, il problema è che sappiamo non solo sulla carta, non solo eh, diciamo conoscendo la problematica, ma anche perché lo vediamo già dei primi risultati, che è una, via per, è una via molto corretta, molto giusta, perché combina alcuni fattori. Il primo che è quello di essere poco invasivo, il secondo che è quello di essere molto preciso e il terzo che è quello di poter essere ripetuto nel tempo senza sì. creare danni. Quindi già questi tre principi ci spingono a andare molto avanti, ma sarà inevitabile perché sapendo di questi vantaggi eh, anche la ricerca si sta girando e si sta orientando sì. in questo. Per cui sicuramente sarà sempre uno spazio sempre maggiore. Mi sembra di capire però ci vuole anche un aggiornamento costante e continuo. Ci vuole un aggiornamento, ci vuole un investimento sulle persone, ci vuole eh, risorse, eh, bisogna fare una medicina di alta qualità, eh? bisogna fare una medicina che ottimizzi le spese, i costi, certo. ma che vada dietro la tecnologia. Se vogliamo essere un paese eh, moderno, civile, avanzato, eh, questa cosa non la dobbiamo trascurare. E mi ha dato il là per proporle magari in futuro una nuova trasmissione con lei ospite per parlare di intelligenza artificiale. Vai, quando vuole sarà un piacere. <ride> grazie, grazie al professor grazie, Carlo, la grazie molto. Grazie a lei. Grazie al professor Carlo Masciocchi, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia universitaria, ospedale San Salvatore, Università dell'Aquila. Con lui abbiamo visto in quali casi può essere applicata la radiologia interventistica in campo on oncologico. Grazie professore, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione. Il grazie più grande naturalmente va a voi telespettatori che ci seguite sempre con grande affetto. Con voi l'appuntamento per la prossima settimana. Ovviamente tratteremo un altro argomento. Grazie e arrivederci.